Mertens all'Inter, passaggio quasi definito per il belga alla corte di Antonio Conte. In questo video tutta la valutazione degli avariati su questa operazione pro e contro di un passaggio veramente importante. Ciao a tutti amici, notizia del giorno, sicuramente questa concordanza di tutte le fonti che danno praticamente per fatto il passaggio di Dries Mertens a costo zero dal Napoli all'Inter, scadenza di contratto per l'attaccante belga 33enne, si parla di un biennale da 5 milioni per Mertens all'Inter. Che dire, lascia Napoli dopo tanti anni, dopo tantissimi gol, dopo record abbattuti, sicuramente una perdita importante per il Napoli. C'è da dire, l'attaccante ha 33 anni, il tempo passa, quindi ci può anche stare da parte di De Laurentiis la scelta di non concedere uno stipendio così oneroso a un giocatore destinato verso il finale di carriera, anche se ancora ad ottimi livelli. Invece gran colpo per quanto riguarda l'Inter, che comunque spendendo zero di cartellino ma un po' di più di ingaggio si assicura un giocatore secondo me veramente adatto per gli schemi offensivi di Conte. Perché? Perché le due punte di Conte giocano in un modo che secondo me si sposa veramente perfettamente per le caratteristiche, con le caratteristiche di Dries Mertens, perché questi veli e sponde che si fanno continuamente i due attaccanti, come facevano, non so, Pelé e Zaza nell'Italia dell'Europeo, come fanno benissimo Lukaku e Lautaro, Mertens secondo me affianca a Lautaro con questo gioco di sponda, sfruttando il fisico di Lukaku, con questi scambi veloci tra due, secondo me è veramente ideale, perfetto per questo gioco. C'è da dire, sì, ha 33 anni, però comunque l'Inter tra campionato, Coppa Italia, Champions League, che giocherà sicuramente l'anno prossimo, è sicuramente un investimento e un acquisto ben riuscito, ben fatto, ben studiato, perché comunque le competizioni sono tante. Sicuramente Mertens non giocherà tutte le partite, ma le partite che giocherà crediamo lo possa fare al massimo della forma, della condizione, comunque non dovendo giocare 50 partite all'anno, ma magari quelle 25, 30, 35 può farle ancora ad ottimi livelli. Quindi l'Inter con questo parametro zero veramente già mette un bel tassello, deve essere ufficiale ovviamente, però sembra veramente definito, mette un bel tassello per l'attacco dell'anno prossimo. Vediamo un attimino Lautaro se prenderà la via di Barcellona, come molti dicono, staremo a vedere. Però comunque anche in caso di cessione di Lautaro, già Mertens è un ottimo rimpiazzo dell'attaccante argentino, e ovviamente con tutti quei soldi che l'Inter prenderà dalla cessione di Lautaro potrà investire su un altro grandissimo colpo di livello internazionale nel settore offensivo. Quindi i primi accenni di mercato sembrano esserci. Speriamo ovviamente che il calcio possa riprendere al più presto, anche se ripetiamo, per noi sembra difficile, possa prendere al più presto, il mercato possa impazzare come ogni anno, comunque alimenta i sogni di tutte le squadre e di tutti i tifosi. Quindi vediamo un po', Mertens all'Inter sembra veramente definito, il rinnovo all'inizio sembrava lontano con il Napoli, poi sembrava esserci un periodo di riavvicinamento, ma adesso sembrano separarsi le strade del folletto belga e quelle di Napoli, una città dove è stato benissimo, è stato amato, ha dato tantissimo. Probabilmente era finita la sua era a Napoli e ne comincerà un'altra, vediamo, probabilmente sotto la Madonnina alla corte di Antonio Conte, sponda nerazzurra. Dagli avariati è tutto, vi salutiamo, ci sentiamo prestissimo per tantissimi nuovi video. Iscrivetevi al gruppo WhatsApp che trovate in bio nella pagina Instagram, seguiteci su Instagram ovviamente, mettete mi piace alla pagina Facebook e ci sentiamo presto per tantissimi nuovi video, nuovi meme, tanti contenuti ironici sul calcio. Ciao amici!